Questo è il nostro diapason che vibra a 1700 Hz. Sopra c'è la forcella e sotto la cassa di risonanza. Qui vediamo il diapason rovesciato, la cassa di risonanza è cilindrica, in questo caso è un tubo di Kunt chiuso nella parte a contatto con la forcella e aperto all'altra estremità. Per misurare la profondità di questa cassa risonante, cioè la sua lunghezza interna, ho inserito un gessetto colorato, ho fatto questo segno e poi la misura riporta circa 4,6-4,7 centimetri. Quindi andiamo a vedere il senso di questi quasi 5 cm di lunghezza della cavità risonante, 1700 Hz, la lunghezza d'onda prendendo come velocità del suono in aria 340 m al secondo viene 20 cm, un quarto di lunghezza d'onda 5 cm e questa è appunto un quarto di lunghezza d'onda che risuona nel tubo aperto e chiuso, con l'antinodo nella parte chiusa e il nodo dalla parte aperta. In realtà la lunghezza della cavità risonante non è esattamente 5 cm, ma un pochino meno, perché sappiamo che il nodo si trova appena fuori rispetto alla parte aperta. Si trova circa 3 o 4 mm fuori. Per questo motivo la cavità risonante è leggermente più corta di 5 cm, 4,6-4,7. Il motivo per cui il nodo non si trova fuori di un centimetro, ma soltanto di pochi millimetri, è dovuto alla minore apertura, quindi dimensioni dell'area minori di questo tubo di Kunt rispetto agli altri. Infatti si può dimostrare che per calcolare il pezzettino di lunghezza immaginaria da aggiungere al tubo vero, quindi alla lunghezza vera del tubo, la formula per calcolarlo, questo delta L, è questa qua. 0,34 per la radice dell'area dell'apertura. Ora, nel caso del nostro diapason a 1700 Hz, l'apertura è stretta. In questa foto vediamo che è circa 1,6 cm, il diametro interno. Quindi il raggio è 0,8 cm, l'area da inserire in questa formula, pi greco il raggio al quadrato, è circa 2 cm quadrati. Allora, con questa formula, il pezzettino da aggiungere in più è circa mezzo centimetro, che è un valore abbastanza in accordo con il circa 0,3-0,4 cm che abbiamo misurato prima. Nel caso invece del tubo di Kunt lungo un metro, che abbiamo utilizzato in tutti gli esperimenti nei video precedenti, si può misurare un diametro interno del tubo di circa 3,5 cm, quindi un tubo più largo rispetto a questo del diapason a 1700 Hz. Quindi un raggio di 1,75 cm, un'area di 9,6 cm quadrati e perciò un aumento di lunghezza effettiva di circa 1,1 cm. Questo è il famoso centimetro che abbiamo sempre utilizzato nei video precedenti, che appunto corrisponde a un'area intorno ai 10 cm quadrati, un'apertura del tubo. Anche il diapason a 440 Hz, se andiamo a misurare le dimensioni della cassa risonante, troviamo 4,2 cm. Quindi l'imboccatura ha un'area di circa 8 cm quadrati, quindi più o meno dello stesso valore dell'imboccatura del tubo di Kunt lungo un metro. E infatti il pezzettino da aggiungere in questo caso è di nuovo circa un centimetro. Perciò più è ampia l'area aperta dell'imboccatura del tubo di Kunt e più bisogna aggiungere un pezzettino immaginario più lungo. Questo è uno studio scientifico che appunto dimostra la formula che abbiamo appena visto, cioè come calcolare la correzione al termine, quindi alla fine di un tubo, cioè dell'imboccatura di un tubo, flue pipe sarebbe canna fumaria, ma nel nostro caso è il tubo, quindi l'imboccatura del tubo. Vediamo che l'articolo è molto complesso. Qui fa vedere la lunghezza del tubo aperto chiuso, o lunghezza fisica, diciamo, più il pezzettino delta L da aggiungere. Proseguendo, ci sono anche grafici piuttosto complessi, e alla fine si trova questa formula, 0,34 radice di A. Un'ultima osservazione sul diapason a 440 Hz. Se andiamo a misurare la lunghezza della cavità interna troviamo 17,5 cm. Poi magari aggiungiamo 1,1 cm come visto poco fa per l'effetto di bordo e quindi abbiamo 18,6 cm che è un quarto di lunghezza d'onda, perciò la lunghezza d'onda è 74,4 cm. Calcolando la velocità del suono in aria, lambda per F,
con la frequenza di 440 Hz, troviamo 327 metri al secondo, che vuol dire che probabilmente questo diapason, cioè la cassa risonante lunga 17 cm e mezzo, è stata pensata per far risuonare i 440 Hz, pensando a una velocità del suono in aria di 327 metri al secondo. Se invece fosse stata progettata per risuonare sempre a 440 Hz, ma con una velocità del suono in aria maggiore, per esempio 340 metri al secondo, allora la lunghezza d'onda sarebbe stata maggiore e un quarto di lunghezza d'onda anche 18,8 cm, anzi 19,3 cm. Quindi tolto l'1,1 cm del nodo al di fuori dell'apertura, la lunghezza fisica di questa cassa risonante sarebbe dovuta essere di 18,2 cm, anziché di 17,5. Perciò in conclusione vediamo che le dimensioni della cassa risonante dipendono sia dalla frequenza che deve risuonare, 440 Hz, ma anche da una stima della velocità del suono in aria.